Bentornati a Una Voce per San Marino, il concorso organizzato da Media Evolution in collaborazione con San Marino RTV, la Segreteria per il Turismo, la Cooperazione Poste e Expo. Ricordiamo che chi vincerà questo concorso rappresenterà San Marino a Eurovision Song Contest. Siamo carichi di conoscere tutti i cantanti che stanno partecipando a queste selezioni e allora direi sigla! Tanta emozione, però sono molto contenta per questa, per me è il primo provino, quindi sono molto emozionata, però anche molto determinata. Infatti non vedo l'ora di partecipare. Da Altamura, provincia di Bari. Basket, ho fatto canestro, ho vinto il tiro a segno, ci riesco con te. Che mi tieni il tempo, ma mi stringi il polso, vali quanto un Rolex. Che preziosi il tempo, quindi nel frattempo vuoi passarlo con me. Tiri forte e poi la corda si spezza. Tanto mi sa che un tira la fune cadi nella sabbia. Festa in città, questo gioco di sguardi vuoi tenermi testa. Capiterà, capiterà che cadiamo entrambi. Gelosa, geloso che lo dici a me. Ma se vai in disco da solo, voglio chi solo per me. Balli con me o resti seduto in questo. Siamo chiusi qui. Serre insieme, resti a cena. Facciamo una story, mi riposti in close friends. Ferma l'auto, scendo, stai guardando quella. Mi ricordi folle. Sì, ma te posso spiegartelo. Stai tranquillo, ti ripagherò. Con la stessa moneta preparo la cena. Va servita fredda. Ci pensi mai? Se tiri forte e poi la corda si spezza. Tanto mi sa. Ho 22 anni e oggi ho portato due brani, un inedito mio e una cover, la cover di Billie Eilish, Lovely. Perché hai deciso di partecipare a Una Voce per San Marino? Perché vorrei provare qualsiasi cosa per mettermi alla prova e soprattutto quest'anno sono molto molto determinata. Cosa significa per te cantare, Rosaria? È la mia passione più grande da quando ero molto piccola e avendo lasciato per 5 anni per problemi, per me questo rappresenta un modo di diciamo evadere dal mio mondo normale, dalla mia quotidianità e quindi iniziare a sentirmi più, a far valere diciamo la mia persona, quindi a far uscire la mia vera personalità che a volte nella piccola città tende a crearmi dei limiti, dei blocchi. Quindi per me la musica è evasione. Oggi è stato pazzesco, nel vero senso della parola, perché sento di aver dato tanto, di essermi impegnata tanto, quindi spero veramente di poter riuscire a superare queste fasi. Sono Mad, Mad meglio, vengo da Altamura e oggi ho portato un mio inedito nuovo che si intitola Santa Mad. Ragazzi, è stata una bomba perché mi sono divertita un botto, quindi a prescindere di come vada io sono stata benissimo, mi sento sempre a casa qui e sono molto contenta di questo. È la terza volta che partecipo e onestamente, questa non è una gelinata, però onestamente mi trovo sempre meglio, l'organizzazione mi ha fatto sentire a casa, perciò buono. Ciao amici, ciao. Mi avete regalato tantissime emozioni e spero di rivedervi presto. Acidi come fossimo cervelli empatici, lunatici, devoti al narcisismo bipolare, o Cristo Dio, rendimi pulito per te, o Cristo Dio, rendimi pulito, voglio vivere ora, sussurra aiuto perché dare, mi credevo qualcuno senza essere nessuno, mangiavo triste urla di chi mi ha tradito, senza chiedermi perché mi hanno punito, mi conosco a menadito. Santa ma. Santa Mar, maldita,
maldita Santa Ma. Maldita, 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 maldita. Mi sei rimasta sola tra la cinta e le dita. E la vita ma santa ma. Maldita, maldita, santa ma. Maldita, santa mal, maldita, maldita. Io sono Margherita, in arte Aru, e arrivo da Padova, ho 29 anni e porto due miei inediti. E spero siano piaciuti ai giudici, ecco. Beh, sicuramente è un contest molto affabile e quindi perché no? Stranamente il mio idolo per ora è Coez, ma perché amo i suoi scritti in realtà più che il modo in cui canta. E, in realtà ho iniziato a fare musica a febbraio di quest'anno e l'ho fatto per me, perché ne avevo bisogno e perché è sempre stata una cosa che sognavo di fare. Poi se piace ad altra gente, ben venga, volentieri ne farò ancora, però innanzitutto l'ho fatto per me perché avevo bisogno di buttare fuori tutto quello che avevo dentro. È stata una emozione, tremavo tutta, perché è la mia seconda audizione questa in realtà di tutta la mia vita, quindi è stata sempre un'esperienza molto bella e si suda anche ogni volta, ogni audizione, però è sempre un piacere poter portare soprattutto gli inediti e far conoscere la tua musica alle persone. Un saluto grande, un bacio grandissimo per Una voce per San Marino. Da Aru, ciao. E mi lasci qui a fumare in mezzo ai guai. Taratara, taratara. In piedi su un tatami, prevedo ogni tua mossa e mi tremano le mani. A pensare che la vita è solo un match e io ci metto una patch e non ci penso più se manchi tu. Che noia la gente che parla di niente. I parenti serpenti hanno perso anche i denti. Ti credi più forte, le stelle le volte. Oramai anche i reti ti ballano i lenti e non si drogano più. Ma guarda tu, ma guarda tu. Ah, ho il cuore a mille, cado giù, sai capita. Non è grave, solo pura gravità. E faccio pace in un parcheggio con l'anima. Rimani qua al mio compleanno. Tu dici padre, io dico danno. E un po' ci resti di merda, scusa. Scusa, io non te la chiedo mai. Ho imparato dal più bravo e dai suoi guai. Taratara, taratarata, taratara, taratarata, taratara. Ho imparato dal più bravo e dai suoi guai. Questa puntata di Una voce per San Marino termina qua. Ci rivediamo durante la settimana con delle pillole quotidiane su San Marino RTV. Iron, non mancare. Ciao a tutti.